località Montana Vallo di Diano questa mattina il Consiglio Generale per l'elezione del nuovo presidente. Accetta, lascia il posto a Cavallone. Tribunale di Lago Negro stoppa le udienze per una settimana a causa dell'emergenza Covid. L'avvocato Giordano e la conferma della necessità di riaprire Sala Consilina. Sala Consilina, l'Istituto Cicerone al via i progetti Scuola Viva. La dirigente scolastica Vairo illustra l'offerta formativa. Poste Italiane, da febbraio tornano in piena operatività gli uffici postali. Buon abitacolo, il 31 si vota per l'elezione del direttivo del Forum dei Giovani. Bentrovati al nostro telegiornale. Cambio della guardia alla comunità montana Vallo di Diano. Questa mattina a Padula il Consiglio Generale dell'Ente è stato scelto all'unanimità come presidente Francesco Cavallone, il sindaco di Sala Consilina. Vediamo com'è andata. Questa mattina a Padula il Consiglio Generale della Comunità Montana Vallo di Diano, scelto come presidente all'unanimità il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone. Ha raccolto anche il voto di Attilio Romano, che aveva proposto la sua candidatura. Nell'intervento Romano, oltre a chiedere unità e attenzione nella programmazione dei fondi europei, ha annunciato la volontà di rimettere nelle mani del neopresidente Cavallone l'incarico alla guida del GAL Vallo di Diano, anche se la scadenza naturale è prevista per dicembre 2022. Critico sul metodo utilizzato nella scelta del presidente, l'uscente accetta, che ha sottolineato come gran parte delle notizie in riferimento a quanto stava avvenendo l'ha saputa solo tramite la stampa, senza mai essere stato coinvolto. Anche accetta, alla fine, ha votato a favore di Cavallone. Al termine della votazione ha assunto la guida del Consiglio il nuovo presidente Francesco Cavallone. Ha fatto seguito una serie di interventi e tutti i presenti hanno tenuto a precisare che non esiste alcun documento di sfiducia verso Raffaele Accetta. Una serie di interventi votati proprio al chiarimento dopo l'intervento polemico del presidente uscente, che avrebbe accusato molti di aver lavorato sotto banco. Accetta inoltre ha evidenziato come dalla segreteria provinciale nessuno lo abbia mai invitato ad un incontro. Qualsiasi cosa diventa oggetto di polemica solo. Io a ciò che non sono abituato è il fuoco amico. Il fuoco che tengo all'interno di un gruppo che dovrebbe coadiuvarmi nella gestione di un'amministrazione comune. Quindi nel giorno in cui io mi dovessi rendere conto che non dovessi avere la fiducia di chi oggi, e vi ringrazio tutti per l'unanimità, al di là delle 12 firme sul documento che sono state apposte, ripeto, se dovessi rendermi conto di non avere la fiducia, sarò il primo a rimettere il mandato nelle mani di chi mi ha eletto, perché credo che sia giusto così. Discorso pacificatore in conclusione del presidente eletto Cavallone, che ha elogiato il lavoro dell'uscente, garantendo il suo impegno a portare avanti i progetti avviati. Dopo un ringraziamento anche agli assessori, si ripartirà, ha sottolineato, da ciò che di buono fin qui è stato fatto. Il neopresidente, spiegando la sua candidatura, ha sottolineato che mai ha chiesto il sostegno per la sua elezione, ma il suo nome è frutto di una valutazione alla ricerca della persona capace di riunire tutto il territorio, quindi si tratta di un'elezione nell'ottica dell'unità. E ascoltiamo adesso le interviste realizzate ai protagonisti della giornata, realizzate subito dopo la riunione. Credo che in questo particolare momento storico sono il punto di equilibrio di un territorio. E ho anche aggiunto che credo che all'interno del nostro consesso ci fossero anche altre personalità, altri amministratori che sicuramente avevano le mie stesse competenze e capacità per svolgere questo ruolo. Voglio che sia chiaro questo, non credo di essere migliore degli altri, ma credo di aver rappresentato quello che è un punto di equilibrio, come ho detto precedentemente, all'interno del territorio. La votazione all'unanimità mi riempie di orgoglio, mi riempie di responsabilità soprattutto. Le figure che verranno individuate come assessori, credo che bisogna essere fatta una squadra molto più ampia, con competenze e capacità amministrative, perché sono tante le problematiche che noi dovremo affrontare. Voglio anche aggiungere, e lo preciso, questa è un'azione che non ha nulla
contro la precedente amministrazione, anche perché voglio ricordare a tutti, all'interno della precedente giunta c'era anche l'assessore al Comune di Sala Consilio e Nanagallo. Il ringraziamento al presidente Accetta, che comunque ha lavorato in 12 anni raggiungendo risultati importanti come quello delle aree interne, come ha superato brillantemente il problema della difficoltà degli operai, cioè siamo all'interno di questa bellissima struttura. Per quanto riguarda il riassetto di tutti quelli che sono i vertici sovracomunali, tutti i vari enti, su questo non ci piove, che sarà oggetto di un tavolo che non dipende naturalmente dal Presidente della Comunità Montana, perché noi dobbiamo cercare di eleggere prima di tutto nel più breve tempo possibile anche la nuova giunta che verrà a coadiuvare il Presidente nella sua azione amministrativa. Poi ci sono tante problematiche da affrontare, come è venuto fuori all'interno dell'Assemblea. Abbiamo un CDA del Consorzio dei Servizi Sociali che al di là del Presidente scade a maggio, un GAL che anche, voglio dire, sono state rimesse le deleghe da parte del Presidente Romano, c'è la Presidenza del Distretto, ci sta anche la candidatura provinciale. Ci sono tanti temi, io ho detto chiunque voglia partecipare lo deve fare, ma lo deve fare ritenendo quali sono le sue competenze e quello che può dare il suo apporto nell'interesse di tutti. Quindi credo che adesso potremo ripartire, anche perché c'è stato fatto questo accordo anche con questo nuovo gruppo consiliare di 4 sindaci. A me questo è il motivo di cui io vado più orgoglioso, perché abbiamo superato quelli che sono degli steccati anche di carattere politico. Io lo definisco un accordo politico-territoriale, perché noi tutti abbiamo le nostre ideologie, ognuno di noi appartiene ad un partito, ma credo che da amministratori noi dobbiamo perseguire l'obiettivo, che è quello di raggiungere un risultato nell'interesse della nostra comunità. Casi di positività accertati al Tribunale di Lago Negro e si torna a chiedere la riapertura dell'ex Tribunale di Sala Consilina, dopo che nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un focolaio Covid all'interno della Procura. Questo riporta l'attenzione su quanto più volte denunciato dall'avvocato Elisabetta Giordano, referente per il Vallo di Diano del Comitato Nazionale per la Giustizia di Prossimità, proprio in riferimento alla necessità di spazi ampi e ben areggiati per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme anticontagio. Un focolaio di contagio negli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Lago Negro, e scoppia il caso sicurezza della struttura, riportando nuovamente in primo piano le richieste più volte giunte dal Coordinamento Nazionale Giustizia di Prossimità di riattivare i tribunali minori chiusi come quello di Sala Consilina. Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia di una serie di casi di positività accertati presso il Tribunale di Lago Negro, persone che negli ultimi giorni si erano trovate a contatto con numerosi altri utenti, dato che nei giorni scorsi il tribunale è stato particolarmente frequentato visto le numerose udienze che si sono svolte. Immediatamente si è attivato il presidente del tribunale con una serie di disposizioni volte alla sanificazione degli ambienti, oltre che alla ricostruzione dei contatti, e nel pomeriggio di ieri, vista la situazione, ha emesso un nuovo decreto che ha sospeso tutte le udienze sia civili che penali fino al prossimo 30 gennaio. Fatti e decisioni che avrebbero avvalorato in un certo senso quanto più volte denunciato dall'avvocato Elisabetta Giordano, membro del Comitato di Coordinamento Nazionale di Giustizia di Prossimità, che sin dalla prima diffusione del Covid aveva evidenziato come il Tribunale di Lago Negro non aveva le caratteristiche necessarie per garantire l'adozione di tutte le misure di sicurezza anti-Covid previste dalla normativa. Norme invece assolutamente adottabili presso l'ex Tribunale di Sala Consilina, dove tutti i corridoi sono dotati di ampi finestroni, così come ogni aula, oltre al fatto di essere dotato di ampi spazi. Lo scellerato accorpamento del Tribunale di Sala Consilina a Lago Negro, sottolinea l'avvocato Giordano, ha dimostrato la sua insostenibilità. I nodi sono sempre venuti al pettine, ma gli occhi sono rimasti chiusi. L'insostenibilità dell'accorpamento, rimarca, è diventata pericolosa in tempo di pandemia. Non è la prima volta che si è costretti a sospendere le udienze a causa di un focolaio Covid. Ora però la situazione è peggiorata e il Tribunale di Lago Negro non è in grado di garantire la sicurezza. Con questa premessa arriva il duro affondo dell'avvocato Elisabetta Giordano, che, sottolineando come è ora diventato indispensabile affrontare la questione anche velocemente a tutela delle comunità interessate, sottolinea:
Non è più possibile mettere a repentaglio la salute dei cittadini e di operatori giudiziari per gli interessi di una politica che non tiene conto delle esigenze dei territori. È necessario, dichiara in conclusione, che la politica faccia il suo dovere, che il sindaco di Sala Consilina Cavallone metta a disposizione l'edificio del Tribunale Salese per la celebrazione delle udienze del circondario del Vallo di Diano. L'avvocato Giordano inoltre ha sottolineato come nella giornata di ieri si è svolto un nuovo incontro in videoconferenza del comitato dove il presidente Agnus Dei ha rimarcato la necessità di adottare ogni utile iniziativa al fine di ottenere il ripristino dei 30 tribunali soppressi. È un focolaio Covid anche all'interno della casa di riposo di Sant'Arsenio. Nella struttura di località San Vito, diverse le persone contagiate tra anziani e operatrici. Fa il punto della situazione il sindaco Donato Pica. Siamo fortemente rattristati e preoccupati come istituzione e amministrazione comunale per la situazione che si è venuta a determinare presso la casa di riposo per anziani. Lo siamo per gli ospiti, per i loro familiari, per gli operatori che sino a questo momento avevano ed hanno avuto un comportamento direi irreprensibile. Infatti per circa un anno siamo riusciti a tenere indenne la struttura da qualsiasi forma di contagio con un'applicazione rigida dei protocolli sanitari, il che ci ha consentito appunto di raggiungere risultati soddisfacenti. E purtroppo probabile disattenzione, qualche rapporto esterno non controllato hanno determinato alla prova dei fatti del tampone questa difficoltà estremamente complessa. Eppure, ripeto, i tamponi erano stati ripetuti nel corso del tempo, avevamo anche avuto accesso proprio la settimana scorsa alle vaccinazioni. Nonostante, come dire, la delicatezza della situazione che si è venuta a determinare, voglio però tranquillizzare la pubblica opinione e l'intera cittadinanza che sono scattati immediatamente i protocolli di sicurezza con l'isolamento degli anziani e degli operatori come per legge e con l'isolamento diciamo precauzionale anche di familiari o comunque di persone che hanno avuto dei contatti diretti con la struttura stessa. In sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e con l'USCA che ha sede a Sant'Arsenio e che quotidianamente controlla gli ospiti e li sottopone anche alle terapie e alle cure del caso, stiamo, come dire, cercando di operare nel modo migliore possibile. Nel frattempo sono in via di approfondimento altre misure restrittive che riguarderanno l'intera popolazione, in particolar modo per quel che concerne la scuola, i luoghi di potenziale assembramento ed altro. Dopo il pronunciamento del TAR Campania, nella nostra regione riaprono le scuole di ogni ordine e grado. Grande soddisfazione è stata espressa dal Codacons. Canta vittoria il Codacons, l'associazione dei consumatori che dopo aver visto accolto il ricorso anche per la riapertura delle scuole destinate ai bimbi più piccoli ha avuto ragione anche sulla ripresa in presenza in Campania per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Dal 1 febbraio dunque anche gli alunni degli istituti superiori tornano in presenza ma con il necessario adeguamento dei mezzi di trasporto. Il Tribunale amministrativo non si è infatti limitato a sospendere ma ha anche dettato le misure e le linee guida dalle quali la Regione Campania dovrà attenersi, come ha sottolineato l'Associazione dei Consumatori, compresa l'attuazione dei piani di trasporto che sono già stati predisposti.
Siamo veramente contenti, sia io che l'avvocato Clarizia, ma tutto il Codacons, sia il Codacons regionale che il Codacons nazionale. Allora, io ci terrei a specificare una cosa che è molto importante. Questo non è un ricorso contro o a favore dei comitati si dad o no dad, no. Questo è un ricorso per il rientro a scuola, ma nel rispetto delle leggi. Cioè, la sospensiva che è intervenuta oggi con il decreto è praticamente una sospensiva che riguarda l'ordinanza del Presidente regionale, perché l'ordinanza del Presidente regionale è illegittima rispetto ai decreti legge e DPCM che si basano su dati scientifici, ma soprattutto sulla Costituzione, perché la scuola è un servizio essenziale e quindi è di competenza dello Stato. La Regione può intervenire solo nelle more tra un decreto e un altro per situazioni di emergenza. Ora, è importante sottolineare anche quest'altro aspetto, che il Codacons è intervenuto sì come associazione, ma è intervenuto anche per conto di una rappresentanza di genitori che a loro volta sono stati presenti nell'attuale ricorso per decine e decine di genitori della provincia di Salerno e di Napoli. Quindi è disonesto intellettualmente dire che questo ricorso l'hanno fatto due o tre genitori, perché non è così. E la prova che i ragazzi hanno protestato per rientrare a scuola oggi davanti alla provincia è significativa, cioè si vuole tornare a scuola ma nel rispetto sempre delle leggi e delle regole. La cosa però importante è dire che il TAR ha anche dettato le linee guida a cui la Regione si deve attenere, perché come noi abbiamo depositato ieri i piani dei trasporti della prefettura della città metropolitana di Napoli e della prefettura di Salerno, che erano già pronti dal 5 gennaio e che non sono stati mai, diciamo, annunciati dalla Regione Campania. È partito il nuovo progetto di Scuola Viva all'Istituto Cicerone di Sala Consilina, un ampio e variegato programma che, come illustrato dalla dirigente scolastica, la professoressa Antonella Vairo, abbraccia tutti gli indirizzi formativi del Cicerone per corsi di studio liceali, professionali e tecnici e che vengono incontro ad ogni esigenza dei ragazzi. La preside Vairo evidenzia come i progetti, essendo strettamente legati ai percorsi di studio proposti dall'Istituto, risultano anche legati a quelle che sono le esigenze del territorio per aiutare i ragazzi ad intraprendere percorsi che possano garantire lavoro e futuro nella loro terra. Abbiamo intervistato la dirigente scolastica che illustra nel dettaglio l'offerta formativa e sottolinea anche che docente e personale saranno a disposizione di famiglie e ragazzi anche nel fine settimana per chiunque voglia ricevere maggiori informazioni sulla scuola. Il nostro progetto Scuola Viva è arrivato alla quarta annualità, in realtà sarebbe dovuto partire già nello scorso anno scolastico, però per l'emergenza sanitaria abbiamo preferito attendere tempi migliori, ma ricordiamo che Scuola Viva è proprio il progetto che vuole aprire la scuola al territorio, quindi è rivolto innanzitutto ai ragazzi che frequentano il nostro istituto, ma anche a famiglie e ad altri ragazzi che vivono sul territorio. L'idea è quella della scuola aperta, infatti, è una scuola che quest'anno per l'inizio dovrà aprirsi a distanza, perché noi abbiamo previsto 8 moduli anche quest'anno che andranno a svolgersi in modalità online. Salvo poi continuare sicuramente in presenza il 1° febbraio, quindi una modalità mista che vede sia l'attività online che l'attività in presenza. I vari moduli si riferiscono proprio ai vari indirizzi che il Cicerone offre agli studenti, quindi partiamo dal liceo classico, che come sappiamo è una realtà consolidata nel territorio di Sala Consilina e che quest'anno, con grande orgoglio lo dico, è stato al 1° posto nella classifica Eduscopio dell'Associazione Agnelli. E abbiamo naturalmente l'Istituto Tecnico Industriale che si articola nel settore dell'informatica, nel settore dell'elettronica, settore moda, di cui abbiamo anche il corso serale. Abbiamo l'Istituto Tecnico Geometri, di cui anche abbiamo il corso serale, e quindi volevo giusto aprire una parentesi, perché gli istituti tecnici, come sappiamo,
oltre a consentire l'accesso all'università, danno anche l'opportunità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro. Abbiamo ancora l'istituto agrario, che è invece un istituto professionale, quindi qui i ragazzi hanno l'opportunità di diventare anche periti agrari, e abbiamo poi il professionale, che è anche qui un istituto che da tanti anni si è affermato nella realtà del Valoriviano, un istituto di assistenza e manutenzione meccanica, quindi formiamo ragazzi che poi lavoreranno nelle nostre officine meccaniche, quindi acquisiscono delle competenze prioritariamente pratiche oltre che teoriche. Le iscrizioni avvengono online da un po' di anni, però ci siamo organizzati in modo tale da fornire un supporto ai genitori che dovessero avere bisogno di un'assistenza, proprio perché, ripeto, le domande devono avvenire online, e gli uffici di segreteria saranno aperti sabato e addirittura anche domenica, secondo gli orari che sono indicati sempre sul nostro sito, che ripeto è www.istitutocicerone.edu.it, e orari e modalità anche di prenotazione, di prendere un appuntamento per poter avere assistenza nella compilazione della domanda di iscrizione. E in Campania, lo abbiamo visto, è previsto il rientro in presenza delle classi della scuola secondaria di primo grado il 25 gennaio e il rientro delle classi delle scuole secondarie di secondo grado il 1 febbraio, a partire da lunedì a Sala Consilina. Per via dei lavori nell'edificio di via Matteotti, gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell'istituto Camera si ritroveranno a coesistere nello stesso edificio, quello in cui insistono le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Ciò ha comportato la redazione di un piano di turni pomeridiani che andrebbero a creare ulteriori disagi agli alunni e agli studenti, sostiene il gruppo Salesi. Il gruppo di minoranza chiede quindi all'amministrazione comunale di sapere se prima di arrivare alla soluzione dei turni pomeridiani siano state valutate altre opzioni, come chiedere alla provincia di Salerno la messa a disposizione di eventuali spazi e aule negli istituti scolastici provinciali insistenti sul territorio comunale. Chiedono di sapere se sono previsti anche lavori presso altri edifici scolastici situati nel comune di Sala Consilina, in caso di risposta affermativa se è previsto un cronoprogramma dei lavori. Voltiamo pagina, andiamo ad Ottati, dove sono partite le domande per la concessione di un contributo a fondo perduto per le spese di gestione delle attività commerciali e artigianali del territorio. Il Comune di Ottati sostiene le attività commerciali e artigianali con la concessione di un contributo una tantum. Partono infatti le domande per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche operanti nel territorio comunale, sulla base del DPCM del settembre scorso, con il quale è stato istituito un fondo per il sostegno alle attività commerciali e artigianali delle aree interne. Ad Ottati l'amministrazione fa sapere che è stata attribuita una somma pari a 19.613 euro. Il sostegno economico servirà a finanziare le spese di gestione sostenute dalle attività locali e le spese per l'adeguamento al protocollo anticontagio da Covid-19. Ad esempio, sono finanziabili le spese di gestione dell'impresa con le varie utenze, i fitti o locazione, i servizi di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la valutazione del rischio biologico, tra cui ricade il rischio da Covid-19, il libretto formativo per i lavoratori, l'acquisto di dispositivi come mascherine, guanti, copriscarpe, occhiali e visiere protettive, termolaser e prodotti igienizzanti. Il contributo concesso a fondo perduto e una tantum è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi. La somma del contributo da erogare sarà determinata in base alle domande pervenute, che dovranno essere presentate entro il 22 febbraio su apposito modello a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.ottati@asmepec.it oppure a mano all'ufficio protocollo del comune. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità.
Rieccoci tornati in studio. Da febbraio tornano in piena operatività gli uffici postali. È arrivata la conferma per almeno una ventina di comuni nel Salernitano. Gli uffici postali nel Salernitano tornano a lavorare a pieno regime. Dal 15 febbraio a Polla ritorna l'apertura pomeridiana, così come a Trinità di Sala Consilina, dopo quello centrale di via Mezzacapo, già pienamente operativo da lunedì scorso. Da Poste Italiane arrivano rassicurazioni anche per altre realtà del Salernitano. È stato avviato il graduale potenziamento dell'operatività di molti uffici della provincia dopo il periodo di rimodulazione oraria a causa dell'emergenza Covid. Il ritorno alla normalità interesserà gli uffici postali di una ventina di comuni salernitani che entro il mese di febbraio torneranno alla piena operatività. Da queste parti, oltre a Polla e Sala Consilina, c'è Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula e Sassano. Poi resteranno da ripristinare ancora 30 uffici, che sono circa il 10% di quelli presenti sul territorio provinciale. Sarebbe previsto inoltre per la prossima settimana un tavolo di confronto regionale tra i dirigenti di Poste Italiane, l'Agico e Anci Campania. Incontro scaturito da una nota con aggiunta di raccolta firme da parte dei sindaci campani, con cui nelle scorse settimane hanno sollecitato un ampliamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici postali e che sarà ora occasione anche per discutere di altre disfunzioni nei servizi offerti, come ad esempio la lentezza della rete internet o la mancata consegna della corrispondenza agli utenti, come è emerso di recente a Teggiano, dove pare cambino in continuazione i postini e qui diventa un problema poiché in alcuni punti non ci sono ancora i numeri civici. Da Poste Italiane intanto confermano l'attenzione alle comunità locali e alle aree meno popolate, che si è concretizzata ad esempio nel 2020 con l'installazione di molti nuovi ATM Postamat, come è avvenuto di recente a Salvitelle, un servizio richiesto ieri anche dall'amministrazione Barba Pertosa, facendo appello proprio al programma di Poste Italiane dedicato ai piccoli comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti e ritenendo indispensabile ampliare sul territorio comunale il servizio dell'ufficio postale, che è aperto solo al giorni alterni. A Buon Abitacolo il 31 gennaio si terrà la consultazione elettorale per il rinnovo del direttivo del Forum dei Giovani 7, i ragazzi candidati. Si rinnova il consiglio direttivo del Forum dei Giovani del Comune di Buon Abitacolo. Il prossimo 31 gennaio, infatti, i giovani iscritti saranno chiamati ad eleggere il nuovo coordinamento. 7 giovani tra i 20 e i 23 anni che sono candidati al coordinamento e che dovranno essere eletti dai coetanei il 31 gennaio presso la sede del Forum durante la consultazione elettorale prevista dalle 15 alle 20 nel rispetto delle norme anti-Covid. L'amministrazione comunale ha espresso un plauso ai tanti giovani volenterosi che negli ultimi 3 anni hanno manifestato disponibilità e impegno nel proseguire le attività del Forum. I candidati al nuovo coordinamento sono Martina Casalnuovo, Federica Rosari Accusato, Eliano Labella, Emiddio Federico Lapenta, Cristina Lombardi, Francesca Morano e Andrea Orlando. Il nuovo direttivo sarà dunque impegnato a portare avanti i progetti del Forum, che di recente ha inaugurato anche una web radio nata con lo scopo di rappresentare un'opportunità per promuovere iniziative e valorizzare un territorio che merita. Attenzione dunque puntata sui giovani a Buon Abitacolo e sulla promozione della loro partecipazione attiva alla vita sociale e pubblica. Da sempre, ha affermato il sindaco Giancarlo Guercio, crediamo che i giovani siano le colonne su cui si edifica la nostra società di oggi e di domani ed è per questo motivo che come ente abbiamo fortemente sostenuto tutte le loro iniziative, tutte pregevoli e interessanti. Nei giorni scorsi ad Agropoli è stata ripulita dai rifiuti l'area naturalistica di Trentova Tresino. L'operazione di recupero dei sentieri è stata possibile grazie alla sinergia tra guardie ambientali e comune. Le guardie ambientali della NITA, in virtù dell'accordo siglato con il comune di Agropoli dopo un primo intervento effettuato nei giorni scorsi, hanno continuato il monitoraggio, la vigilanza diurna e notturna dell'area naturalistica di Trentova Tresino, impedendo il fenomeno reiterato dell'abbandono incontrollato di rifiuti da parte di ignoti. Il 15 dicembre 2020, dopo una serie di segnalazioni pervenute per abbandono di rifiuti in quest'area, così particolarmente ricca di fauna e flora autoctona, di inestimabile valore per il territorio, il
sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha richiesto al Comando Provinciale delle Guardie Ambientali, visto il loro operato proficuo sul territorio nell'anno 2020, di vigilare e tutelare l'area Trentova-Tresino. Le tecnologie investigative, microcamere e rilievi a mezzo drone hanno consentito di porre un freno al fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti. Di notevole importanza la collaborazione attiva delle associazioni naturalistiche, in questa occasione in particolare l'associazione Trekking Cilento di Pietro Faniglione, che hanno liberato buona parte dell'area da rifiuti accumulati negli ultimi anni. Ad aggiungersi al buon esito del recupero dell'area è stata la collaborazione dell'assessore all'ambiente del comune di Agropoli, Rosa Lampasona, la quale ha coordinato con la Sarim, azienda che si occupa del servizio di igiene urbana, il recupero e lo smaltimento dei tanti cumuli di rifiuti ammassati dai volontari lungo il percorso, restituendo all'ecosistema, con la sua straordinaria biodiversità, la giusta dignità. Si sta lavorando in questi giorni ad una ordinanza che imponga il divieto di accesso carrabile lungo il percorso naturalistico, chiudendo il varco di accesso presente sulla strada provinciale 184, lasciando libero il solo passaggio pedonale a tutti per poter passeggiare in questa incantevole area ripulita, controllata e tutelata. Inoltre, l'assessore Lampasona si sta adoperando per reperire i fondi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza che saranno gestiti poi dal Centrale Operativa Territoriale della NITA, sotto la supervisione dell'autorità locale preposta, con a capo il comandante della Polizia Locale Maggiore Sergio Cauceglia. È di fondamentale importanza la tutela dell'area Trentova-Tresino, afferma il sindaco Adamo Coppola e l'assessore Rosa Lampasona, e ci stiamo adoperando per poter fare in modo di garantirla. Dopo quella dei giorni scorsi abbiamo operato una nuova pulizia dell'area naturalistica dai rifiuti al fine di restituire dignità al nostro polmone verde. L'attenzione è massima per fare in modo che si possa risolvere, una volta per tutte, il problema dell'abbandono incontrollato di rifiuti nella zona. Ma per farlo è importante che tutti i cittadini facciano la propria parte e stiano al nostro fianco. Siamo giunti al termine del nostro TG, grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulla nostra rete.